Sì, certo, il collegamento con l'Europa è fondamentale. Devo dire che in questa gravissima crisi senza precedenti l'Europa finalmente ha battuto un colpo. Devo dire che 700 miliardi del Recovery Fund sono una cifra impegnativa e si prefigura anche attraverso gli strumenti messi in campo come una novità assoluta, anche il fatto stesso di attivare il meccanismo dell'emissione di bond garantiti dalla Commissione europea sul mercato. Questa è una cosa assolutamente imprevedibile e impensabile fino a qualche mese fa. Detto ciò, ovviamente la sfida per il governo adesso è enorme perché si tratta di mettere a punto. Allora andiamo un attimo per ordine. Sì. Prima di tutto vanno aggiornate le stime macroeconomiche. Quindi il prossimo appuntamento importante, al di là appunto del Parlamento che dovrà approvare i vari decreti già stanziati, già messi in campo, sarà per il 27 settembre come data massima, in cui il governo dovrà farci sapere come e se, io penso se senz'altro sì, rivederà le stime relative al PIL, al debito, al deficit. Su quella base verrà impostata la legge di bilancio. Insieme alla nota di aggiornamento del DEF verrà presentato un documento che conterrà le linee guida del piano italiano per accedere ai fondi. Allora, questi 20 miliardi di cui parla Repubblica in realtà sono nient'altro che il frutto dell'intesa già raggiunta in sede di Consiglio europeo, in cui si è detto che tutti i paesi che presenteranno entro metà ottobre un piano dettagliato di riforme e di investimenti da attivare ovviamente a partire dal 2021, potranno già accedere al 10% delle somme loro assegnate. Nel caso dell'Italia 209 miliardi, ecco i 20 miliardi. Ma al di là delle cifre, la sfida è imponente perché, come osservava il sottosegretario Manzella, qui si tratta di far capire al Paese in quale direzione andiamo, perché l'occasione dei fondi è un'occasione storica. Il rischio c'è, il rischio che vengano dispersi queste risorse, se non c'è un'indicazione precisa che ci faccia capire il governo cosa sta preparando dal punto di vista dello sviluppo di questo paese per rilanciare l'economia da qua ai prossimi anni, cioè non è una cosa che riguarda i prossimi mesi. Dunque, per Certo. questo credo che sia fondamentale l'appuntamento con il Recovery Plan italiano. Credo che sarebbe opportuno che il governo già prima, anche perché stiamo verificando un'impennata dei contagi, facesse sapere al Paese almeno quali sono le prime 5-6 priorità assolute sulle quali si concentreranno i progetti e come intende realizzarli, perché noi abbiamo un problema in questo Paese. Assolutamente, c'è anche esatto, una questione di trasparenza.